Dalle dimensioni di queste due scatole vi starete giustamente chiedendo, fra, ancora una volta, chi te l'ha fatto fare? Questa volta lo giuro, nessuno. Infatti, quanto seguirà sarà semplicemente una breve overview del gioco in questione, ossia Dice Throne, che pronuncio in inglese perché se lo facessi in italiano suonerebbe più come una frase maleducata, incompleta. Dice Throne. Sentite? È un gioco competitivo di carte e dadi, o meglio, dadi e carte con plancetta più qualche segnalino per un numero di giocatori da 2 a 6. I due scatoloni che vedete sono rispettivamente la prima stagione rivisitata e la seconda stagione, che contengono al loro interno altre scatole. Più nel preciso, 8 box per ciascuna stagione, a loro volta contenenti il set di uno dei 16 personaggi di ispirazione realistica, come vampiri, alberi viventi ed elfi lunari, o di assoluta fantasia come cowboys, ninja e pirati. Non dovete per forza ridere. Il setup è dei più semplici. Scegliete un box eroe, apritelo e disponetene il contenuto nella vostra area di gioco. La confezione consta di plancia e scheda eroe, che illustreranno le particolarità del vostro personaggio e che vi descriverò meglio fra poco. A concludere i segnapunti di vita e punti combattimento. Un mazzo di carte dal quale ne pescherete 4 iniziali e 5 dadi. Chi rollerà il valore più alto di un dado sarà il primo giocatore. Il turno di un giocatore si divide in ben 8 sottofasi. La prima è quella di mantenimento, nella quale determinerete alcuni effetti da attivare e risolvere sul vostro personaggio, inclusi danni o cure. Subito dopo, nella income phase, Come la traduco questa? Ah sì, fase di rendita. Ok, aggiungerete un punto combattimento al vostro segnapunti e pescherete una carta dal mazzo. Il primo giocatore nel primo round salterà questa fase. Nella prima delle due fasi principali potrete scartare un qualsiasi numero di carte dalla vostra mano per aumentare dello stesso numero i punti combattimento, per poi giocare carte azione e/o carte upgrade dell'eroe pagandone il costo sempre i relativi punti combattimento. La quarta fase è quella dell'offensive roll, che chiameremo rollata di attacco, va. in cui lancerete i vostri 5 dadi. Potrete rilanciare tutti i dadi che vorrete altre due volte, salvando qualsiasi risultato dai tiri precedenti. Una volta effettuati i lanci, deciderete se attivare un'abilità di attacco contro l'avversario o meno. Sempre che l'avversario non modifichi il risultato dei vostri dadi con una sua abilità. Una volta deciso l'attacco e seguiti gli step di attivazione, sceglierete a quale nemico indirizzarlo nella fase di bersaglio, nel caso di una partita a 4 o a 6 giocatori. Nella variante a squadre, infatti, lancerete un dado, il cui risultato determinerà chi sarà a difendersi dall'attacco. La prossima fase è il lancio di difesa, in cui il difensore diverrà parte attiva del vostro turno. Una volta attivati gli effetti dell'attacco, ma prima di applicare i danni, il difensore avrà a disposizione un lancio di numero di dadi indicati dall'abilità difensiva del suo personaggio. In base al risultato, il difensore applicherà gli effetti di tale abilità. Poi ciascuno potrà spendere effetti status o giocare carte prima di calcolare i danni prevenuti ed applicare quelli inflitti. A seguire, una seconda fase principale identica alla prima ed infine una fase scarto, dove, guarda un po', scarterete carte dalla mano fino ad averne 6 ed aumenterete di 1 i punti combattimento. Tutto qui, più o meno. I turni balzano da giocatore a giocatore fin tanto che non ne rimarrà solo uno in vita, a meno che non state giocando la variante a squadre. E sì, è possibile finire in parità nel caso in cui gli avversari rimanenti riescano ad azzerarsi la vita a vicenda. Volevo spendere anche un paio di parole sui componenti, mentre per quanto riguarda effettistica e simbolistica, ecco, quelle le lascerei a voi. Marcatori di punti vita e combattimento a parte, che vabbè, sono abbastanza intuibili, la vostra area di gioco sarà costituita principalmente da plancia e scheda eroe. Nella prima troverete prestampate le sue abilità offensive e difensive, che necessiteranno della giusta combinazione e sequenza di dadi per essere attivate. Menzione particolare va la vostra ulti, o meglio, alti. Si dice così nel gergo degli streamer, se non vado errato. Ossia un'azione offensiva ben più potente delle altre che non può essere in alcun modo fermata dai nemici. L'abilità passiva è sempre disponibile e non necessita del lancio di dadi per attivarsi. Ricordate di accumulare gli effetti che subirete durante la partita sull'icona del vostro personaggio. La scheda eroe, oltre a fare appunto d'appoggio per i suoi segnalini unici, inclusi eventuali gregari, ne descrive diversi effetti in dettaglio, con tanto di simbolistica dei dadi. Nel retro troverete FAQ, E questo ve lo pronuncio in italiano perché avete capito. setup dedicato, lista dei componenti e livello di complessità di gioco del vostro eroe.
Quanto alle carte, queste si dividono in due tipologie, carte azione e potenziamenti eroe. Le prime, contrassegnate dall'icona stella, si suddividono in carte azioni istantanee, di fase principale e di fase lancio, e si potrà farne un singolo utilizzo, come avrete intuito, in precisi momenti del vostro round. I potenziamenti eroe verranno invece giocati sopra le corrispondenti abilità base stampate sulla plancia del vostro personaggio, ad indicarne un miglioramento permanente. È possibile effettuare l'upgrade di un'abilità direttamente al suo livello massimo senza passare per quello intermedio. Entrambi i tipi di carte verranno pagati con punti combattimento. Per ciò che riguarda tipologie di danno e di attacco, regole per 3 o 4 giocatori, regole di gioco avanzate, breakdown di un turno e quick reference, trovate tutto a fondo regolamento. Che, tra l'altro, non è lunghissimo, ma è comunque molto fitto di informazioni. Se avessi voluto spiegarvi tutte le regole in dettaglio, questo video sarebbe durato circa 2 ore. E non voglio certo farvi questo torto. In conclusione, questo Dice Throne simula sul tavolo l'esperienza di gioco che può dare un videogame Battle Arena Online in prima persona. Non ne conosco molti, quindi lascio a voi i termini di paragone. Ad ora devo ancora giocare la variante a squadre, ma se qualcuno di voi avesse avuto l'occasione di provarla, scriva il suo parere nei commenti. La durata di una partita si attesta sulla mezz'ora e il gioco è disponibile solo in inglese, quindi se avete dubbi di ogni sorta sul gioco, tornate pure qui a riempirmi di domande. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi video, quindi rispolverate la griglia e prendete molta birra perché la carne al fuoco sarà parecchia.